Siamo con Davide Bonora al termine della gara vinta dalla tua squadra, coach per 87-78, la vittoria della Roma Gas & Power sul Rosi di Cufra, Virtus Basket Fondi. Una gara, uno guarderebbe la classifica non conoscendo le squadre, dice una ultima dell'anno facile per la Roma Gas. Chi conosce lo sport, chi conosce lo stesso della pallacanestro, sa che le insidie ci sono, sia per l'atteggiamento che bisogna avere, anche per gli avversari. In questo caso Davide hanno avuto una, hanno giocato sgombri, liberi, e alla fine sono rimasti in partita fino alla fine. Sì, assolutamente, sono stati bravi. Quando si dice che magari non si gioca molto bene, ma poi alla fine conta vincere, e diciamo che prendiamo il risultato per buono, però non possiamo essere troppo soddisfatti, soprattutto di alcuni aspetti della partita, soprattutto dal punto di vista difensivo. Concedere un primo quarto da 29 punti a una squadra che sapevamo essere pericolosa per la qualità offensiva come Fondi, poi è diventato pericoloso perché gli abbiamo dato fiducia, gli abbiamo dato modo di crederci, e questo era un aspetto che avremmo dovuto controllare meglio. Poi alla fine, ripeto, diciamo che va bene così, la reazione nel finale anche in un momento in cui siamo finiti sotto nel punteggio e quindi ci prendiamo i due punti, però come sempre abbiamo diversi aspetti su cui lavorare. Ecco, 2 e mezzo dalla fine, sotto di 3 punti, palla in mano, poi canestro di Fanti e fallo, da lì parte la rimonta con un parziale di 12-0, dal meno 3 al più 9. Al di là della forza, della classe, della qualità dei tuoi giocatori, una risposta di nervi, sognarvi nel finale? Sì, io penso che questo tipo di partite si vincano anche così, come hai detto tu, di nervi, non tanto di tecnica o di tattica. Abbiamo stretto un po' su qualche situazione in difesa, abbiamo costretto Myers e Liliu a 2 palle perse, mentre fino a quel momento ci avevano fatto molto male, e poi bravo sicuramente Eugenio a scioglierci un po', diciamo, in attacco contro la loro zona, contro cui abbiamo faticato un po' nel secondo tempo. Però ripeto, concedere un quarto da 29 punti, per quanto Fondi abbia qualità, è un aspetto che non possiamo sottovalutare. Prima di tutto, Davide, una bellissima iniziativa quest'oggi dell'Eurobasket. Naturalmente non sei nuovo, sai, insomma, quello che si fa ogni anno qui a Natale. Tanti bambini del mini basket, tu ne sai anche qualcosa con tuo figlio che era da mini basket. Insomma, una bella iniziativa. Alcuni di questi bambini, per non dire molti, sono rimasti a vedere la partita. Prima il lancio del Teddy Bear Toss al canestro di Guido Birindelli, primo canestro del match, e poi insomma un pubblico che ha sostenuto la squadra. Insomma, una bella iniziativa prima del Natale. Voglio un tuo commento su questo e poi ovviamente i tuoi auguri finali. Vabbè, su questo oramai siamo tutti di famiglia, quindi sappiamo che tipo di ambiente c'è qui dentro. Oggi si sono riuniti tante scuole del mini basket, quindi c'era sicuramente una bella atmosfera, che comunque è sempre molto carica quando giochiamo noi, però oggi in modo particolare perché c'erano ancora più ragazze e famiglie, e quindi c'è stata sicuramente una bella atmosfera, forse un pochino troppo di festa, che ha anche condizionato un po' il nostro approccio alla partita. Detto questo, faccio gli auguri ovviamente a tutto il mondo Eurobasket di felice Natale, di felice feste, e a tutti ovviamente gli appassionati del tuo lavoro di pallacanestro, e ci rivedremo nel 2016. Il 6 gennaio, allora a te, grazie Davide, grazie coach.